12 giugno 1991. Nelle prime elezioni democratiche della storia della Russia, Boris Yeltsin viene eletto presidente della Repubblica Socialista Federativa Russa col 57% dei voti. A questo punto a Mosca ci sono due capi di Stato, lo stesso Yeltsin e Gorbaciov, presidente dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. L'elezione di Yeltsin accelera il processo, già in atto, di dissoluzione dell'URSS. Dieci anni fa a Sverdlovsk, dove era segretario del partito, Boris Yeltsin non pensava che un giorno sarebbe toccato a lui portare la Russia fuori dal comunismo. Altro ieri la sua città lo ha votato con il 90% e ha concesso solo il 5% al comunista Ryzhkov, vecchio amico nemico, anche lui di Sverdlovsk, direttore di fabbrica qui premiata. Yeltsin diceva allora che presto la vita degli operai di tutto il mondo si sarebbe specchiata su quella della sua città, dove la produzione era aumentata di 23 volte dopo lo zarismo, come frutto del marxismo-leninismo. Riceveva omaggi dal popolo festante sulla tribuna d'onore, consegnava bandiere ai vincitori di gara di produttività, ispezionava i modelli della futura Sverdlovsk. La svolta coincide con la glasnost. Chiamato a Mosca, Yeltsin, da funzionario comunista zelante di punta, diventa il protestante sempre di punta, perciò estromesso dal potere. Nella sua cucina spiega la strategia: prima tappa, primo risultato; seconda tappa, secondo risultato. Non tutto insieme, bisognava cominciare dalla Russia e dall'agricoltura, e così fece con grande determinazione. Il rientro politico fu difficile: prima le interminabili discussioni al Parlamento russo, poi ha alzato il tiro, cronaca di altro ieri. Riposando tra i boschi, ripensa l'incredibile evoluzione del decennio, sua e del paese. La Pravda oggi è riservata, il giornale dei giovani lo saluta con un sonoro sì alla democrazia.